si è fatto il regalo di San Valentino. Mia moglie glielo fa. Ma no, sono contento perché ho lavorato tanto, sono arrivato da un momento sfortunato, quindi sono molto contento con i miei compagni che mi hanno dato una mano, perché senza di loro oggi non sarei qua, non avrei fatto la partita che ho fatto oggi. Quindi la mia è la ciliegina sulla torta. La torta è la squadra. Quindi bene, il risultato contava, abbiamo dimostrato che se giochiamo bene non ce n'è per nessuno e oggi è stata così. Cavalli in campo, sono 3 gol in casa, sicuri, perché l'altra volta era col Pordenone se non sbaglio. Speriamo che sia di buon auspicio. Io mi metto a disposizione del mister come ho sempre fatto, e siamo tanti giocatori forti, quindi chiunque sia chiamato in causa ha sempre dato il massimo. Io ho aspettato la mia occasione per averla colta nel momento, nel modo giusto. Bella ciliegina sulla torta, il gol. Sì, il gol. Però il gol che alla fine ha tagliato le gambe a Lumezzana l'ha fatto Giulio, ha fatto un gran gol, quindi complimenti soprattutto anche a lui. Anche il tuo. Ma il mio, 3-0, 2-0 era diverso. Un momento magari che loro potevano avere tirato fuori la testa, gli ha tagliato le gambe subito. Quindi sono contento per Giulio, sono contento per Marconi, sono contento per me e per tutti i miei compagni. Andremo avanti, se continuiamo così con la stessa determinazione, con la stessa voglia, sarà bene per tutti. Grazie. Grazie a te. Tu preferisci giocare al centro della difesa come questa sera o spostato a sinistra come è capitato in qualche altra occasione? No, preferenze non le ho, ti dico la verità. Sia centrale che a sinistra mi trovo meglio. Forse centrale, però è indifferente. Rientrare dal primo minuto però ti ha dato una buona sensazione, immagino. Sì, è sempre bello giocare. Però so che siamo un grande gruppo e è normale, lo sempre detto, sono 23 giocatori e 23 titolari. Quindi ci sta di giocare, ci sta di non giocare. L'importante è avere la stessa di tutti, la stessa mentalità. Quindi bene così. A Gabriele abbiamo chiesto del suo gol, terra in difesa, cosa è successo in occasione invece del gol del Lumezzano? È stato un infortunio, dai. Bisogna tirare via la palla, non è successo, però non ci pensiamo. Pensiamo che il gol che abbiamo fatto, più importante. Era la sua terza vittoria consecutiva. Sì, pensiamo alla prossima, ora andiamo su Tirò, partita dura e bisogna pensare partita per partita. Poi sicuramente con la squadra che abbiamo, soddisfazione ce le troviamo sicuro. Comunque è dura trovare il posto del titolare. Sì, quello sicuramente. Questo è una bella cosa, sia per il mister che ha ampia scelta, sia per noi che bisogna stare tutti sul pezzo. Poi chi gioca ha sempre dimostrato di poter giocare in questa squadra. Chiaro. Quindi è una cosa che solo tutti. Fanno una bella settimana, tra di solito, sabato. Esattamente. Bravo. Non è a casa? Sì.